Oh, eccoci qua sulla Random Luck di Pokémon Y. Nello scorso video ho sconfitto ben due palestre, la quinta e la sesta, quindi ho ben due medaglie nuove in mio possesso. Si va alla fabbrica delle Pokéball, perché una volta che esci dalla palestra c'è una scena che io non ho fatto vedere perché il gioco si era chiuso da solo. Sitra ha detto no, non ce la faccio più capo, e si è spento. Quindi, una volta che esci dalla palestra, Shana con gli altri nostri amichetti dicono: ehi Link, vieni un po' alla fabbrica delle Pokéball. E noi ovviamente ci andiamo, ma c'è una tipa qua che ci dà la Gengarite. Grazie, eh. E ora che facciamo? Non ci farà mai entrare, ma chi? Cosa? Sono appena arrivato, non so nulla. Tu non sai niente. Ah, devo parlare con Shana, pensavo di cos'hai, no? Vado a vedere e poi ci penso io, diamo una... qualche pugnetto, così. Ok. Oh no, urlano! Cos'è successo? No, Shana, si è messa paura. Wonder Shana. Ma chi è? Che ci fa il Team Flare qua? Entriamo a dare un'occhiata. E che farà mai qua? Sarà a rubare qualche Master Ball. Allora, è bella la fabbrica, da fuori. Dentro. Eccolo qua, cos'è questo? Palloncino. No, un altro palloncino. Che seccatura. Pokémon carichi. Questa è la squadra. Macistino, che ha pestone e fa malissimo, lo mettiamo davanti. Guarda quante Pokéball vengono prodotte ogni volta. Quegli incapaci là fuori non sanno nemmeno tenere la larga gli scocciatori. Tu invece sei capace? Guarda, ci pensi tu un attimino, Serena? Brava Serena, fai ferro e fuoco, signorine, non combattete. Ok, proseguiamo. Posso salire anche da qua? Oh, sì. Ah, però devo cambiare la direzione, vero? Sì, sì, mi ricordo che dovevo cambiare la direzione di sti cosi. Vai, andiamo. Sì, qua era per girare. Qui va di qua. E qui si scende per forza. Ah, una Pokéball. Repellente Max. Ironia che in una fabbrica di Pokéball ci siano Pokéball con oggetti nascosti. È una feature simpatica, dai. Ma poi è bello che ci mettiamo inginocchiati per passare. In posizione da squat. Ma se rubassimo qualche Pokéball, diverremmo dei criminali poi. Me la ricordavo più complicata per qualche motivo. Ah, eccolo. Ok. Interessante la frase di questa tipa. Se il Team Flare ruba le Pokéball, non potremo più fare amicizia con i Pokémon. Perché... anticamente le Pokéball avevano dei sedativi dentro. C'è chi lo sa, c'è chi non lo sa. La direzione dei nastri trasportatori è cambiata, ma si è richiuso questo. Perché si è richiuso? Oh, l'avevo cambiata. Si è rimesso a posto da solo? Ma che combini? Ok, ora dobbiamo andare qua. Quindi se entro qui questi praticamente si tornano a posto da solo. Oh mio Dio. Ma è presidente. Presidente. Forza, un po' di spirito di collaborazione. Vieni a lavorare per il Team Flare. Così potremo evitare di trasportare tutte quelle Pokéball nelle nostre tasche. Oppure diventa socio del Team Flare per soli 5 milioni. Dai, è un vero affare, sì. Solo 5 milioni. Oh ma Team Flare, amico mio, è futuro. Ma che vi frulla in testa? Non vi concederò mai e poi mai il monopolio della Pokéball. D'accordo, faremo saltare in aria tutto, così nessun altro le avrà. E li catturiamo i Pokémon a mano. Facciamo come Ash che voleva prendere Pidgey con la giacchetta. E chi è questo intruso? Lei è intruso, siete voi! Grande lui. Il povero direttore, uno sfigato. E va bene, lo calmerò spazzando via le sue speranze una volta per tutte. Capiamo, mammi. Dunque, abbiamo uno Swablu, pestone, lo acciacchiamo. Ma come fa a essere più debole lei di quella là centrale elettrica? Pestone anche ad Articuno? Però lo regge bene. No! 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 No, non mi confondere! No! 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 Non ci sto capendo niente. Non ho la minima idea di cosa stia succedendo. Non c'era bisogno di impegnarsi tanto per un Articuno da 4 soldi. Ma siete voi che... che avete rotto le palle a sto povero tizio che voleva farsi i fatti suoi con le Pokéball e voi no. Noi vogliamo i tuoi soldi, noi vogliamo le Pokéball. Oh! Ok, vai, facciamo la sfida anche contro loro due. Mio caro vicino, lottiamo insieme? No.
Va bene. C'è rimasto malissimo. Va bene. Vabbè, Serena, dai, sono pronto. Sì, facciamo un po' la festa a ste due tizie, va. Forza allora, andiamo. Quanto è bella però la musica del Team Flair, dai. Meganium e chi era l'altro? Ah, Rotom faccia erba, sì. Macistina e Chandelure! Grande Serena! Peccato che non lo terrei mai quel Chandelure. Ah. Vai, pestone su Meganium! Sì, dovresti farlo tu su un attacco fuoco se ce l'avessi su Meganium, ma non ce l'hai. Ce l'ha Meganium, infatti! Ce l'ha Meganium! Chandelure ha fatto 2 volte pietrataglio e 2 volte non ci ha preso, ovviamente. Figuriamoci se poteva fare qualcosa uno Chandelure. Beh, si può, ma non in mano a un NPC. C'ha Reuniculus, ma questa sta giocando VGC 2012. Gli strumenti dei Pokémon non hanno effetto. Cribbio! No! No, no, Macistino! Macistino! Quel brutto colpo non doveva accadere, quel brutto colpo! Dannazione! Vai, palla ombra su Meganium. Ah, porca vacca. A Psycho Slancio, Rotom. Ma che cavolo sto facendo? Vabbè, sconfitte ste due capre. E ora? Accidenti! Abbiamo perso, che vergogna. Ora basta! Abbiamo rubato Pokéball, Megaball e Ultraball a sufficienza! Filiamocela! Ah, ma rubano perché non c'hanno i soldi? Ecco perché volevano un sussidio di 5 milioni dal direttore. Devo sdebitarmi in qualche modo. Cosa preferite, una Master Ball o una Gran Pepita? Direi la Master Ball, eh. Prima però devo andare a rendere omaggio a un combattente caduto. Mio Dio, chi è questa mo? Attenzione, un gruppo di malintenzionati ha fatto irruzione nella fabbrica Pokéball nei pressi di Romantopoli. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e non si temono ripercussioni sulla vendita di Pokéball, anche perché c'era un vascone pieno lì all'entrata. Ci arrivano anche le notizie sull'Holovox. Mai viste prima, oggi all'improvviso. Una tizia ci chiama? Ah, Macistino. Che ti devo dire? Ah, sì, questo è un Pokémon che ho fatto finire di evolvere giusto per vedere dove arrivava. E niente. Io credo che sia ora di tirar fuori le armi pesanti, eh. I am thou. Thou art I. Ah, ed eccoci qua pronti. Bene, a questo punto possiamo proseguire per Frescovilla. Salve. Ok, a lui piacciono i Pokémon piccoli. Schifoso. Percorso 15. Il che significa cattura nuova! Potevo aspettarmi magari a mettere Absol, che comunque dovrò allenare. Empoleon! Mi piace tanto! Vai, Ultra Ball! Gonna catch 'em all! Sì, però catturalo. Grande. Qui ci sono un po' di incontri con gli allenatori. Mi hai fatto prendere un colpo, sì? Mi fa ridere però come ci siano persone nascoste sotto i cumuli di foglie, tanto per cambiare. Cioè, aspettano che passi qualcuno, che magari non passerà mai. L'unico modo per rispondere a un comportamento del genere è bestemmiare. Non ha fatto Crystal Colpo fino a che il computer non ha detto, ma sai che c'è forse? Non l'ha fatto prima. Non l'ha fatto per 4 turni, non l'ha fatto. All'improvviso si ricorda che ce l'ha. Chi è? Buongiorno. Elisio. Secondo le ricerche del professor Platon, la mega evoluzione permette di liberare tutta l'energia nascosta di un Pokémon, facendogli raggiungere una forza molto superiore a quella ottenibile con una normale evoluzione. Credi che tutti gli uomini e tutti i Pokémon possano raggiungere tale potere o che solo pochi prescelti possiedano tale potenza? Cosa credi che significhi tutto ciò? Buoni vincono e cattivi perdono sempre. Diamo un'occhiata anche qui, perché c'è qualcosa di interessante qui sotto più che altro. Mi pare che ci fosse qualcosa di strano. Eh sì, albergo diroccato. Sì, questi qua me li ricordo, sono pericolosi. Ah, beh dai, si può provare, dai, prenderlo. Alla fine. No, no, non voglio sapere niente, voglio arrivare alla prossima città e via. Ma che si fa qua a Frescovilla? A parte che fa fresco? Entra nel Team Flair, no? Oh, ma qua è quella città dove c'è la palestra di ghiaccio per caso? Oh no! Oh no, è lei! È lei che vende una bottiglia di latte Mumu!
dammene una dozzina. Però questo nello scorso video ho messo il post del meme. Ho messo... sì, sì, sì. E anche Envel va nel box dei caduti. E chi prendo, mo? Beh, potrei proprio prendere Trico e farlo evolvere subito, no? È un maschio. Avrei roccia a dire che potrei dare a Poliwhirl e vedere che roba diventa. Oddio, Empoleon. Andiamo un po' con Empoleon. Empoleon mi intriga parecchio, dai. Facciamo Empoleon. Sarà un po' dura prima di riuscire ad allenarli. Allora, che si fa qua? Niente. Ok, ci parla dei Pokémon leggendari di Kalos. Uno è Yveltal, perché stiamo giocando a Pokémon Y. Chi lo incontra viene sopraffatto dal suo potere. Inoltre sembra che abbia una forma simile a una Y. Da qui il nome. Sottrae l'energia vitale dall'ambiente circostante. Oh, wow. Sembra che i Pokémon leggendari, una volta assorbiti dalla loro energia, vadano a nascondersi in un luogo sconosciuto e sprofondino in un lungo sonno. Ah. Oh. Dobbiamo andare alla caverna gelata. C'è qualcosa che non va nella caverna gelata, Mamoswine? A quanto pare. Beh, direi che andiamo alla grotta gelata, no? Niente, Mamoswine non vuole venirci, però ha paura. Questo dipinge, non lo disturbiamo, che sennò gli rubiamo il momento topico. Qua non si può scendere, no? Mi sembrava una piccola discesa, ma niente da fare. Andiamo allora! Qui siamo a maniche corte, tranquilli. Niente ci può disturbare. Pietra ovale a caso, tanto per cambiare. Allora, io preferirei non affrontare nessuno, ma andare direttamente da chi sta creando scompiglio. E posso immaginare chi è. Chissà quale team nemico c'è in questo gioco. Un flauto nero, quello era il problema. Oh, e ora qua sopra mi sa che si fa un po' di... di scivolino pazzo. Ah, mi ricordo sta parte, quanto ci ho sclerato la prima volta. Ma non so perché, questi qua con le cose di scivolare mi sono sempre stati un po' ostici. Eccola là. Ah, era di qua, bene. Tra l'altro ci si può spostare anche in diagonale, quindi non è un gran problema. Ma certo. Ma certo. Non ricordo assolutamente la strada esatta. Però se è quella piena di allenatori, penso che sia giusta, no? Ok, che succede allora qui? Eccola là, ti pareva che era il Team Flare. Chi voleva essere? Link si gela qui dentro, sì lo so, chi ti ha chiesto di venire? Questo Bomasnow è straordinariamente ricco di energia. Ehi, sono quei ladri di Pokéball, che ci fate qui? Come sarebbe a dire cosa ci facciamo qui? Catturiamo Pokémon? Stammi bene a sentire il ragazzo. Quelli che hanno a disposizione più soldi, Pokémon ed energia vincono sempre. Questo è vero però, chi ha più soldi vince sempre. Questi qui sono come i Power Ranger, vogliono salvare le persone facendo però il più male possibile alla città nella quale vivono. F-L-A-R-E, Flare! Lavaggio del cervello o peggio di arancia meccanica? Eh sì, devo sfidare anche la tipa. Tu sei piuttosto forte, devi racchiudere molta energia. Molto culo veramente per questa serie, eh. Pansy, che bel nome. Ma dai! Ma di alga! 50! No! Ah! Facendo zuffa e avendo inversione come abilità, se la faccio almeno due volte... No, no. Devo rischiare con vuoto tetro? O cambio? Ma chi metto? Franca? Che prende metal testata? Provo a mettere Franca. Perché vuoto tetro può missare. Sarebbe un bel problema. Ok, metal testata la prendiamo come dei campioni. Top. Possiamo andare di ipnosi, provarci, che posso prendere un altro attacco sicuro. Boh, buono. Tempestretta gli faccio. Gli faccio tempestretta e via così. Perché poi Haunter, va bene, che per quanto possa essere forte, è sempre un Haunter. E Haunter ha la difesa un pochino bassa. Certo, se l'è aumentata di uno stadio, ma è sempre poco. Ok, non fa one turn sleep, per fortuna. Se non si sveglia... Oddio, se anche si sveglia va bene perché fa un attacco. Non dovrebbe mandarmi KO, però poi io posso attaccarlo. Giusto? Perfetto. Ok. Vai. È superato anche di alga. Oggi proprio i Pokémon non ne vogliono sapere di restare in vita. Vogliono tutti andare al macello per qualche ragione. Oggi è stato un disastro totale. Frank è il primo Pokémon e anche Haunter, i primi Pokémon ad arrivare a 50. Mamma mia che disfatta oggi. Non sei forte, sei troppo forte.
Se esistono Pokémon leggendari, devono pure esistere uomini leggendari. Sempre con queste guanciotte colorate, finiamo. Non c'è gusto a perdere, andiamocene. E beh, grazie che non c'è gusto. Molto coraggioso lottare contro il Team Flare. Io ho paura di loro. Non voglio averci niente a che fare. E mi dà la bomba snobite che ho trovato anche prima. Però, vabbè. You do you. Capito? Io mi fermo qui per oggi. Ci sono stati sconfitti a destra e a sinistra. E per oggi è meglio terminarla qui.